Già nella giornata di ieri aveva offerto l'apertura del porto andaluso di Algeciras. Voi avete escluso quella possibilità perché avrebbe comportato un viaggio molto lungo. Ieri Madrid ha offerto il più vicino porto di Minorca, nelle Baleari. Perché anche in quel caso è impossibile per voi raggiungere le Baleari? Ma guardate, siamo a 800 metri dal porto sicuro, che è Lampedusa, a cui ci siamo diretti evidentemente per essere il porto che si arrivava il prima possibile. E le Baleari sono 590 miglia, vuol dire 1090 chilometri. Se dopo 18 giorni, senza appunto nessuna risposta da parte di nessun Stato europeo, adesso finalmente due Stati si mettono d'accordo e evidentemente dichiarano la loro responsabilità, no? Nel trovare la soluzione che noi abbiamo richiesto secondo normative internazionali, secondo logica, certo, e secondo anche richieste mediche, e non è stata data fino adesso. Se questi due governi europei vogliono prendersi la responsabilità di portare le persone in Spagna, lo facciano. Noi adesso come adesso l'abbiamo già dichiarato. Ieri il comandante ha inviato un comunicato a tutti i ministeri coinvolti, alla procura e anche al centro di coordinamento di Madrid, riguardante a seri problemi per la sicurezza delle persone a bordo, perché come già dichiarato, come già documentato, non possiamo essere sicuri delle conseguenze che questa situazione di emergenza psicologica possa portare a termine. Noi quello che facciamo non è che quello che diciamo non sono per niente provocazioni, ma si basano su fatti concreti che descrivono la situazione oggettiva che abbiamo. Chiarissimo, avuto. Quello che le voglio chiedere, Gatti, è questo: se non intervengono delle navi militari che vi accompagnino a Minorca o in qualche altro porto. Non possiamo andarci a Minorca, noi non ci possiamo andare. Con le condizioni a bordo non possiamo andare. Nemmeno se veniste scortati, accompagnati da... No, non si tratta di quello, si tratta che è una situazione d'emergenza. Okay. Si stanno già violando le convenzioni internazionali. E allora, Gatti, davanti alla situazione di emergenza, voi sareste intenzionati a questo punto a violare il divieto contro il quale avete fatto ricorso, però... No. Il divieto che vi impedisce in questo momento di entrare nel porto di Lampedusa, visto che è così vicino. Non c'è nessun divieto, semplicemente non c'è l'autorizzazione, che è l'autorizzazione che continuiamo a richiedere. Prima di quello richiediamo comunque l'evacuazione.